radio station, Radio Bruno. Hai detto bene, Barbara, fans club specialissimo. Io sono anche emozionato perché abbiamo un ospite veramente strepitoso. Anch'io. Due sere fa in TV lo speciale Non sono una signora, la scorsa settimana al Festival di Sanremo con la carica e la grinta che la contraddistinguono da sempre, la regina del rock italiano. Oggi ce l'abbiamo noi, Loredana Bertè. Ciao Loredana. Ciao ragazzi, a ciao. Tutti i vostri ascoltatori di Radio Bruno, ciao a tutti. Che bello ritrovarti finalmente, come stai prima di tutto? Sto benissimo, mi sono gasata in questi due momenti, diciamo, prima al festival e poi nel mio evento dedicato a me, a cantare dal vivo. Ecco. E quindi una boccata d'ossigeno anche perché ero stufa a casa da un anno zitta. Loredana, sei sempre in gran forma, e comunque posso dirtelo da donna. Sono due ore di ciclette la mattina e poi da anni faccio la fame. Oh, comunque hai delle gambe fantastiche che qualcuno propone di far diventare patrimonio dell'umanità, e ci tenevo veramente a farti complimenti perché è proprio vero che i 70 sono i nuovi 50. E come fai? Ce lo stavi dicendo. È vero, anche perché d'estate sai come dormo? Sul tavolo con il frigorifero aperto. Il tuo condizionatore. Mi mantengo molto bene, perché con tutta la concorrenza che c'è voglio dimostrare al mio pubblico, che mi abbraccia quando si potrà fare ancora, come ha fatto finora, un minimo di rispetto, diciamo, perché tenersi in forma per il mio pubblico e per me stessa è essenziale. Direi che ci riesci benissimo, ce ne siamo accorti davvero in questi ultimi tempi, proprio grazie al tuo il tuo speciale anche a Sanremo. Senti, è stato il Sanremo più giovane di sempre, Loredana. Tu che sei stata anche coach e anche giudice nei talent, mi viene in mente ad esempio, sì, Amici, per citarne uno. Molti anni sono stata. Cosa ti piace di queste nuove generazioni di artisti e quale consiglio daresti loro dall'alto, insomma, della tua esperienza? Ma io direi, mi è piaciuto molto Madam e Maneskin, finalmente ha vinto il rock. Eh sì. E poi dovrei dire loro che cosa gli devi dire, sono ragazzi, sono giovanissimi, hanno tutta la vita davanti, di non mollare mai, di continuare a studiare, di essere soprattutto curiosi, di viaggiare, viaggiare anche senza una meta, ma arrivare dove si arriva, come ho fatto sempre io nella mia vita, ed ho fatto incontri strepitosi con questo metodo di vita. Sì. Praticamente il rock non è solo una cozzaglia di suoni o una chitarra che fa qualcosa, è uno stile di vita, non c'è niente da fare, è vivere per strada come ho fatto io, perché viaggiare ti apre la mente e ti apprezzi molto di più delle cose sconosciute che poi diventano tue, come è stato per me il reggae, che ho scoperto 4 anni prima, ho fregato Bob Marley. E così è nato la Luna Bussò, sì. I Loop, anche i Loop, momento, sono nati da me nel 94, perché nessuno li conosceva. E io con Corrado Rustici gli ho rotto tutte le scatole, ho detto fammi sentire qualche loop. In Amici non ne ho, infatti ho messo il loop. Oh, non e solo lì è la moda. Sì. Precorritrice dei tempi in tanti campi. Ma Loredana, non solo all'Ariston, ma c'è un tema molto importante, ma anche due sere fa nel tuo speciale televisivo Non sono una signora, oltre alle tue canzoni hai voluto portare anche un messaggio speciale, importante, per tutte le donne, un messaggio al quale tieni molto. Moltissimo, perché la lotta contro il femminicidio è veramente molto importante, è una mattanza ormai, non se ne può più. Ogni giorno ne vengono ammazzate almeno 3 e questo è inaccettabile. Io dico e ripeto che al primo schiaffo, anzi prima del primo schiaffo, bisogna non solo denunciare ma andarsene. Mollare tutto, andarsene. Via. Questo è molto importante. E io ho preso le scarpe rosse, grazie ad Amadeus che come me contro il femminicidio me l'ha permesso di mettere, anzi era molto contento, di mettere queste scarpe sotto, vicino all'asta,
vicino a me, praticamente per tutta la durata del medley. Un simbolo importante, un messaggio importantissimo al quale ovviamente ci uniamo anche noi, sicuramente. La tua nuova canzone è figlia di... Chi sono le figlie e i figli, perché no, insomma, di Loredana? Ormai devo dire che sono tutti. Mi fa impazzire la cosa, perché su TikTok, su Facebook, su altre piattaforme, cioè ragazzine hanno improntato in meno di niente proprio... balli, prese in giro un pochino ironiche, diciamo, con questo testo che è in fondo è un grido di emancipazione femminile, un inno per tutte le donne, quindi tutte le donne si sentono ormai figlie mie. Mi fa impazzire perché fa parte ormai dell'immaginario collettivo questo pezzo, ed è, non è più mio, è di tutti, e questo mi fa veramente molto molto piacere, anche perché io adoro fare esperimenti e contaminazioni, lo sapete, e quindi non smetterò mai di essere curiosa e di fare esperimenti per me stessa. Una sfida a me stessa ogni volta faccio. Oh, e quindi poi... mi piace. E poi c'è anche il video della canzone, che è veramente un capolavoro di animazione firmato Coniglio Viola, in cui appaiono donne forti realizzate come Chiara Ferragni, Melody, Asia Argento, tanto per citarne alcune. L'amicizia vera tra... Ecco, sono tante. Vladimir Dumsuria, Elodie, Mischeta, Emma... Platinette, non dimentichiamo Platinette, Franca Leosini, insomma ci sono le figlie mie, io sono la mamma rock della mia primogenita che è Asia e la secondogenita che è Emma. Oh, qualcuno dice che la vera amicizia tra donne non esiste, ma mi sembra di capire che tu puoi dire proprio il contrario. È vero, io ne ho pochissime di amiche, la prima... in assoluto è la mia manager, che è anche la mia compagna, diciamo, di vita, perché ormai siamo come congiunte, perché ormai sono 10 anni che mi supporta, e quindi lei, che è molto tecnologica, io invece, pensate che non ho mai comprato un telefonino e non l'ho mai voluto, c'ho a casa la SIP, il telefono, quello della SIP proprio, uno solo, ed è non è mobile, io non ci capisco niente con i telefonini, quindi quando arrivo a casa sento la segreteria, se mi va richiamo, se no chi se ne frega. Invece lei è molto tecnologica, ha 3-4 telefonini, computer vari, è una freccia, è meglio della freccia rossa, risponde a tutti, mi prende in giro quando io vado, quando per dire dobbiamo prendere un treno e io ho una voglia pazza, visto che sono affamata da anni, di prendere, non lo so, un gelato, un pasticcino, lei mi dà le bacchettate sulle mani, ecco, e questo lo vedono anche i fans, che mi prendono in giro anche loro, perché lo sanno che praticamente non mangio per la dieta, pure quella, oltre che la ciclette, 2 ore al giorno, 2 ore. E insomma, ti devi tenere in forma, lo hai detto, lo fai per i tuoi fan. Lo faccio anche per me stessa. I risultati si vedono. Esatto. Grazie, ragazzi. Senti, Loredana, lo scorso 20 settembre, in occasione del tuo 70° compleanno, hai avviato questo progetto. E anche di Mimì. E anche compleanno, di Mimì, certo. Anche di Asia Argento, vero. Di Sofia Loren. E no, c'è stato questo progetto, no, che hai avviato, che sarà praticamente un anno di festeggiamenti, diciamo così, che andranno avanti fino al 20 settembre di questo 2021. Cosa ci aspettiamo ancora nei prossimi mesi, Loredana? Non lo so. Lo so che hai voglia di fare concerti, arriverà anche quel momento, speriamo. Ma guarda, non vedo l'ora. Però intanto io sto praticamente incidendo piano piano, quando la sala è disponibile e il mio produttore è anche lui disponibile
e quindi andiamo a registrare, per dire, un pezzo, una canzone che ho a casa e che ho imparato in 2 giorni, e in 1 ora, 2 in sala di registrazione ce la caviamo, perché Chiaravalli è uno che ha un fiuto pazzesco e che mi propone delle canzoni che io sono perfettamente nelle mie corde. Ne abbiamo già incisi 5 e ci sono, non vi dico, non ve lo posso dire, c'è una grandissima sorpresa allora. Ecco, tra queste 5 e questo album, cosa vuol dire un doppiaggio? Lo chiedo alla mia manager, ma ha scritto una cosa: doppiaggio, perché devi far finta di niente? Ci sei? Cosa vuol dire? Io il doppiaggio l'ho fatto con la famiglia Adams. È vero. Ma no, farai il consegue, il piano testa, i progetti I progetti sono praticamente rifare il doppiaggio. Rifare il doppiaggio della famiglia Adams 2. E ecco, vedi, con queste cose qua io non ci so fare. Allora, adesso mi metto, scusate. E quindi non vedo l'ora di rifare il doppiaggio della famiglia Adams. Il doppiaggio della famiglia Adams 2. Aspettando Tim Burton che si accorga che, per dire, la sposa cadavere, quella è la cosa che... che guarda, un dolore non aver fatto quella parte. C'è ancora magari tempo. Magari capiterà. Adesso mi sono data il doppiaggio. In effetti, in un finito in Burton ci vedo veramente alla grande, perfetto, Loredana. Anch'io, guarda. Promettici che ci risentiremo e ci rivedremo presto, perché parlare con te è sempre un piacere. Perché è finita già? Dobbiamo sentire la tua canzone adesso, sì. E dobbiamo salutarti. No, io vengo da voi. Bravissima. 26, posso dirvi una cosa? Che il 26 certo. marzo uscirà un maxi singolo di Figlia di, in vinile. Giallo, tutto giallo. E per la discoteca laziale. Benissimo, 26 di marzo, ci segniamo la data, poi appena si potrà finalmente un pochino muoverci tutti, ti aspettiamo qui in radio. Io da noi. Io vengo da voi e vi canto a cappella, anche se no, mi porto un chitarrista. Allestiamo lo studio. Allestiamo lo studio per te, sarebbe veramente fantastico. Magari Loredana, porto tutta la band allora. Magari. guarda, un po' i nostri di posto ce l'abbiamo. Tecnici avranno un po' da lavorare. No, ma un po' di posto ce l'abbiamo. E comunque per te lo troviamo, Loredana. Assolutamente. Non c'è problema. Così mi date un po' di ossigeno ancora. Ho bisogno di cantare dal vivo. Grazie, noi allora. Ho bisogno di sentirti. Loredana, grazie. Ragazzi. Buon pomeriggio, buon lavoro e tanti auguri e baci grandissimi e abbracci virtuali pazzeschi a tutti i vostri ascoltatori. Grazie. Io vi adoro e vi seguo tutti i giorni. Tra l'altro ci hanno mandato anche messaggi. Perché mi fate veramente compagnia a casa da sola con la ciclette e morire di fame mentre fai insomma allenamento e fai la tua dieta. Ti vogliamo bene. Grazie ancora Loredana, tanti auguri, in bocca al lupo, ci risentiamo e speriamo anche di vederci presto. Noi chiudiamo con la tua nuova canzone, Loredana Bertè su Radio Bruno, questa è Figlia di